Saluto a tutti. Oggi parliamo, come avevo promesso, dei multimetri. Vi farò vedere i miei multimetri e per quale motivo li ho scelti. Perché noi lavoriamo con corrente continua DC, quindi lavoriamo con temperature con voltaggi bassi, quindi questi multimetri che li ho acquistati io faccio riferimento al mio lavoro, ok? Riparazioni computer, riparazioni telefoni e altri dispositivi, quindi non è una cosa generale che parlo dei multimetri in generale, io parlo dei multimetri che mi servono per il mio lavoro, come nel mondo delle riparazioni. Non mi interessano i multimetri degli elettricisti, i multimetri di quelli che riparano autovetture e così via. Quindi mi interessano i multimetri che li uso nel campo delle riparazioni. Quindi io ho scelto questi modelli che vi li farò vedere, ok? E vi dirò anche perché li ho scelti e perché sono buoni. Quindi non è un review, non è una presentazione, sì, va bene, questo è buono, questo è molto buono, no. È solo il mio parere per quanto riguarda i multimetri che li uso da anni, ok? Quindi vediamo di che cosa si tratta. Tanto abbiamo una vasta scelta, se andiamo su Amazon, su eBay abbiamo un sacco di multimetri, però secondo voi sono buoni questi? Guardate, abbiamo prezzi di tutti i tipi, 17 euro, 30 euro, 14, 15 euro, 25 euro, tutto quello che vuoi. Ok? Addirittura alcuni si permettono di dire che sono professionali, quindi multimetro digitale professionale automatico costa 35 euro. Questo non è professionale, questo è un multimetro che lo puoi usare a casa, se sei uno che non sei un professionista lo usi per fare, misurare le batterie, misurare, che ne so io, hai dei piccoli progetti con Arduino, vuoi fare dei piccoli circuiti, assemblarli, allora ti serve un multimetro così. Non devi lavorare tutti i giorni, quindi non devi usarlo, non devi avere così tanta affidabilità, ok? Non deve essere poi affidabile al 100%. Deve stare nel suo range, è tutto a posto. Però io questi personalmente non li ho mai acquistati, non li consiglio neanche. Forse dovrei cercare uno economico per farlo vedere. Infatti io ne ho comprato uno economico e non sono contento per niente, però ho comprato così per fare dei test, delle prove, ok? Quindi non sono, tutti dicono oh, ma mio multimetro ha un sacco di funzioni, guardate quante funzioni ha questo. Queste sono tutte sottomarche, uno che fa dei multimetri e poi vende, cioè lo possono brandizzare gli altri con i loro nomi, con tutto questo, quindi non sono prodotti originali neanche quelli fatti di fabbrica, quindi sono prodotti brandizzati e quindi non sai a chi rivolgerti. Questo 14,99 servirà per misurare le batterie e tutto quello che vuoi, non dico, però nell'ambito professionale non servono a niente, ok? Quindi per noi servono multimetri molto affidabili, molto accurati, più costosi, ok? Quindi non è che adesso dobbiamo avere dei multimetri super costosi, però dobbiamo avere dei multimetri che sono affidabili. A me non mi interessano più le funzioni, guardate, questi sono i miei multimetri che li uso io tutti i giorni, ok? Ne ho due dalla Fluke e uno dalla Braimen, quindi non importa adesso, sì, ho comprato Fluke perché voglio far vedere a tutti che ho comprato Fluke. Non è questo il motivo, io ho acquistato Fluke e Braimen proprio per la loro affidabilità, per le loro misure accurate, ok? Quindi e non mi interessano tutte queste funzioni. Per esempio, a me, vi faccio un esempio, prendo questo,
quali sono le misure che mi interessano a me a un multimetro, ok? Per cosa lo uso io? Come dicevo prima, nel mondo delle riparazioni. Non faccio riferimento agli elettricisti, automotive e altri campi dove si usano i multimetri. Quindi faccio strettamente, faccio riferimento al nostro mondo delle riparazioni, di manutenzione, ok? Quindi per noi che lavoriamo con corrente continua, 19 volts, 4 volts, 5 volts, 12 volts e così via. Allora, a me da un multimetro mi interessa corrente continua, millivolt, mi interessa modalità diodo, mi interessa che misura le resistenze, la continuità lo fanno tutti, nessun problema. Quindi mi interessa di più modalità diodo che mi misura le resistenze e le cadute di tensione, ok? Che sono importantissime nel nostro campo, quindi servono multimetri che devono essere molto precisi quando si misurano le cadute di tensione, ok? Quindi per questo motivo ho scelto Fluke, per questo motivo ho scelto Braimann, ok? Perché questi sono precisissimi, costano di più, è vero, però non ti sbagli, con questi qua ti puoi fidare al 100% e durano anche. Per esempio questi multimetri che li vedete voi sul banco sono da 6 anni sul mio banco, non li ho comprati ieri, non sono stati acquistati una settimana fa, per parlare dei multimetri. Quindi io posso dire al 100%, posso essere sicuro al 100% che questi multimetri sono affidabilissimi, sono al 100% affidabili, quindi non ci sono problemi, ok? Le altre funzioni non mi interessano, capacitanza non mi interessa, mi compro un capacitometro se voglio misurare, poi sulle schede di telefono non puoi misurare non puoi usare i capacitori perché sono già valori troppo piccoli, parliamo di microfarad, non parliamo di nanofarad, quindi sono tutti microfarad visto che sono piccolissimi e quindi questa non mi interessa, questa funzione. Poi queste 15B ampere, milliampere mi interessano, ok? Su 17B per esempio abbiamo anche la funzione di misurare la frequenza, ok? Abbiamo temperatura che è utilissima. Però abbiamo anche la frequenza quella non mi interessa, ok? La frequenza, se vuoi misurare la frequenza, è meglio usare un oscilloscopio, perché i multimetri non sono capaci di darti una misurazione accurata al 100%, né sulla frequenza, né sulla capacitanza di un condensatore, quindi non ha senso di usare multimetro, si chiama multimetro perché ha più funzioni, ok? Che se si chiamava misuravi solo voltaggi si chiamava voltmetro. Però visto che ha più funzioni si chiama multimetro, però non è detto che tutte le sue funzioni sono come si dice, li puoi usare. Tante persone dicono sì, ma io compro quello che costa di meno e ha più funzioni. No. Se fa riferimento al nostro campo si sbaglia di grosso, perché più funzioni hai che costa di meno, vuol dire che hai comprato una cosa che non è affidabile in niente. Solo forse che ti farà misurare i voltaggi, che quella cosa lo fa anche un multimetro da 10 euro, non è un problema, lo fanno tutti bene. Ad esempio qua, se metto adesso per 5 volts, vedete, Fluke vicinissimo, Braimann vicinissimo, quindi loro sono vicini. Se volete vi metto un multimetro da 17 euro, vedete che anche questo sarà proprio questo è un multimetro da 17 euro, ok? È un multimetro manual range, ok? Non è, vedete che se tu vuoi misurare per esempio 20 volts o 10 volts metti sulla scala 20, ok? E questo è uno di quelli che misura i voltaggi, guarda, se io lo metto così, positivo con positivo, mi misura 5 volts, nessun problema. Tutti i multimetri sono buoni per misurare il voltaggio, ok? Però se io ho questo qua, voglio misurare le resistenze o voglio misurare le cadute di tensione, di là lo vedi se è un multimetro buono, ok?
non per misurare i voltaggi, perché i voltaggi misurano tutti, eh. Questo è economico, vi porto un altro multimetro sempre economico, che sempre dalla Unit, quindi anche questo un multimetro economico, misura bene i voltaggi, nessun problema, ok? 4,9 volt 88, quindi è vicinissimo a 5 volt, misura bene. Ma se io questo lo uso per misurare le cadute di tensione, mi dai valori più alti, ok? Rispetto a Breitman e rispetto a Fluke, ok? Quindi questo è bello, è quello che alle persone piacciono. Ha un sacco di funzioni, guardate quante funzioni ha questo. Di tutto, cosa vuoi, backlight, metti il dito qua un sensore, si accende la backlight quando non c'è tanta luce, ha la torcia, qua si accende la torcia, ha di tutto, di più, cioè ti sembra un multimetro che questo costa 40 euro, però questo è in grado di misurare voltaggi, le resistenze più, quelle più grandi dai computer, quelle li misura bene, però se vado a misurare resistenze su una scheda di un telefono, perché sulle schede dei telefoni non possiamo fare misurazioni cioè togliendo i componenti, dobbiamo fare per forza le misurazioni on board, cioè sulla scheda madre, senza di saldare i componenti, perché sono piccolissimi, è una perdita di tempo di saldare i componenti a scheda madre, quindi dobbiamo fare misurazioni direttamente sulla scheda, cioè questo può influenzare il risultato, la misurazione di un componente può essere influenzata da altri componenti sulla scheda, da altri circuiti, ok? Quindi per questo si usano questi, per fare le misurazioni on board, fare misurazioni precisissime, e di questo abbiamo bisogno nel nostro campo. Non è detto che devi comprare il Soflux, io conosco questi perché li ho acquistati, non so darvi un consiglio per gli altri multimetri, ok? Quindi io posso consigliare questi che li uso io. Poi per questo si scelgono dei multimetri che costano di più, che questi sono molto più costosi rispetto a questo. Questo costa 40 euro, no? Questo costa 120 euro, questo 120, questo sui 100 euro. Quindi alla fine non sono neanche questi così costosi, però comunque c'è una differenza fra un multimetro da 30 euro e un multimetro da 120 euro, per esempio, ok? Non è che solo paghi la marca, paghi la robustezza, questi durano nel tempo, anche questo, sono molto solidi, ben fatti, quindi non perdi soldi, ok? Se tu li metti i soldi, investi i soldi nelle attrezzature, queste attrezzature durano per anni, quindi non ha senso di risparmiare, se sei un professionista, risparmiare i soldi e dopo non hai nessuna soddisfazione. Poi mi chiedono, perché sono dei ragazzi che mi chiedono, magari sono all'inizio, vogliono imparare, ok, a parte che faccio corsi in un laboratorio o corsi online, però mi chiamano al telefono e mi dico: Dani, guarda, quella resistenza non mi dà 2,2K, mi dà 1,8K. No, quella devi darti 2,2K. Che multimetro usi? Ah, ho comprato un multimetro da 20 euro. E cambia multimetro. Comprati un multimetro da 80, 100 euro, 120 euro. È quello che posso dirti. Perché mi mettono anche a me in difficoltà facendomi delle domande. Dopo io dico, beh, vabbè, non lo so. Cambia la resistenza. Lui cambia la resistenza, poi mi dice... stesso risultato, non è cambiato niente. Allora vuol dire che il tuo multimetro non funziona bene. Cambia multimetro, trovati un multimetro che è capace di misurare bene i diodi, di misurare bene le cadute di tensione e le resistenze, perché modalità continuità è verificare un voltaggio lo fanno tutti, quello da 5 euro fino a quello da 1000 euro nei multimetri non ci sono problemi, però loro si perdono nel momento in cui comincia a misurare le resistenze, i diodi, le cadute di tensione. A quel punto lì i multimetri meno costosi
si perdono, ok? Quindi non ha senso di acquistare se lavori in questo campo, se lavori tutti i giorni, di avere delle attrezzature affidabili, ok? Perché acquistare uno strumento di misurazione buono ti aiuterà nel tuo lavoro e ti farà un sacco di soddisfazioni. Quindi adesso compri multimetri che ti dicono 4000 che True RMS. True RMS non serve per noi, True RMS serve per elettricisti, ok? Non serve per noi. 4000 count, avete visto che è scritto quando compri, vai a cercare un multimetro, per esempio, scrive quello è 4000 count, quello è, vediamo qua su Amazon, per esempio, prendiamo un multimetro, 6000 count, guarda questo qua, 9000 count, questo qua, ok? Questi sono valori che a noi ci interessano, sì e no, perché questo 9090999 vuol dire che lui è capace di farti vedere 9 volte a 4 cifre, ok? Quindi questa è la cosa, 4, 9999 conteggi. Quindi sul display è capace di farti vedere una tensione di 9, da 10 volte lo fa vedere 9999, ok? Quindi sono quelli da 6.000 account, sono quelli da 4.000 account, sono quelli da 50.000 account. In base a quello, però questo non è rilevante per noi, ok? Per esempio, NCV, questa cosa qua. Un attimo che lo sposto così. Per esempio, NCV. Qua non si vede sul display. Quindi NCV, vediamo cosa vuol dire NCV. Vuol dire No Contact Voltage. Allora, un attimo, solo che facciamo così e vediamo se trovo un altro che si vede bene. NCV vuol dire No Contact Voltage. Aspettate che vi faccio vedere su quello mio economico. Quindi andiamo su altri. Allora, No Contact Voltage. Quella non serve a noi, ok? Quella funzione lì. Questa è una funzione che serve per misurare per vedere se ci sono i fili che sono alimentati, dove NCV è qua, vedete, su un multimetro. Questo è un multimetro economico, ha pure questa funzione, No Contact Voltage. Questa cosa vuol dire? Se io avvicino questo multimetro, lo avvicino da un cavetto, adesso non vuole neanche fare beep. Sentite come fa? Fa un rumore così. Un suono, qua non vuole fare niente, fa quel beep. Per esempio, se sto cercando dei fili nel muro, come fanno gli elettricisti qua, vedete, qua fa più perché ho trovato un filo alimentato e fa quel rumore lì, fa questo beep qua per la funzione NCV, No Contact Voltage, ok? Che è questa qua, questa a noi non serve. Se voi vedete dei multimetri così, wow, che quante funzioni ha questo, prendo questo, non prendo questo perché questo qua non serve a niente, questo ha poche funzioni, non mi serve, costa pure anche tanto, costa anche di più. Prendo questo che costa 17 euro. Ho risolto un multimetro buono, tutto a posto, questo costa troppo, dai, Fluke, questo è Breitman, costa troppo, non li prendo, beh, lasciali stare, prendiamo questo. E questo non è buono di niente, questo è capace di misurare il solo voltaggio. Se misuri i diodi, vedrai che dovrei dissaldare tutti i diodi sulla scheda o resistenze. Peggio ancora, farei un lavoro proprio di quello che non va fatto, ok? Invece con questo, perché non va, è salito questo qua. Invece con questo non farei niente. Misura solo voltaggi con questo, per questo è buono. Per misurare i voltaggi, per misurare la continuità dei fili o per vedere se c'è un corto, su quale linea un corto su una scheda madre. Per queste tre funzioni va benissimo, però per le misurazioni più avanzate ti serve un multimetro più avanzato, ok? Quindi non dovete comprare per forza multimetri che costano poco, perché non ti servono a niente. Un attimo, lo spengo che poi. Vedete che Fluke non ha True RMS,
non ha nemmeno NCV, no contact voltage, non ha niente, questo non ha niente, questo ha temperatura, questo qua ha solo temperatura e non ha no contact voltage, quelle cose, perché a me non servono questi. Per elettricisti, per gli altri, sì, prenderanno un multimetro più potente che avranno queste funzioni, ok? Sì, questo che ha una funzione carina, questo la Breitman, che se io adesso cambio il cavetto del test e lo metto su Ampere, lui comincia a fare beep che mi indica che ho sbagliato di inserire il cavo, io volevo misurare la tensione e l'ho inserito nel posto dove c'è l'amperaggio, quindi ho una funzione carina che se a volte lavori tanto ti puoi sbagliare. E Fluke non ce l'ha questa funzione, però non mi c'entra niente, Fluke funzionano molto bene, sono molto precisi e quindi io li uso per questi scopi. Poi se avete bisogno di altre informazioni o se volete che prendiamo, facciamo un video per ogni multimetro in parte, per unit, per Fluke, per Breitman, fatemi sapere nei commenti, così presentiamo, facciamo dei test con ogni multimetro per vedere come reagisce in vari, quando fai delle misurazioni e così via. Per adesso è tutto, grazie di essere stati con me, ci vediamo al prossimo video.